Ciao a tutti e benvenuti in questo secondo episodio della serie in cui trasformiamo un aereo da completamente analogico a completamente digitale. Oggi giorno 2 di lavori, durante il primo episodio abbiamo smontato tutto l'aereo, abbiamo il pannello e siamo qui all'officina di Davide. Davide Flyer è un gran costruttore di aerei, adesso vedete che cose belle che ci sono qua dentro, che ci darà una mano appunto a pianificare le avioniche. Oggi è la fase di progettazione, progettiamo il pannello e soprattutto vediamo cosa servirà a installare, ma andiamo con ordine. Innanzitutto, è permesso? Permesso! E lui è Davide. Salve! Guarda che figata! Che bello, qua è pieno di aerei. Qui principalmente costruiscono questo tipo di aereo, che sono gli RV. Questo nello specifico è un RV7, che stanno proprio costruendo da zero con il kit, vedete? Devi proprio prendere i pannellini di alluminio, le cose, e cioè proprio da zero, cioè è proprio il kit. Bellissimo! Magari un giorno, vero Alfiere, costruire un aereo, video, da un kit. Ah, già smontate tutte quante le avioniche. Che sono quelle lì? Ok, quelle analogiche tolte. Tutti gli interruttorini, guarda che lavoretto. Eh beh, effettivamente lavorare in un posto serio, va bene, cioè invece che nell'hangar degli aerei. Qui è, aiuta. È un posto serio soprattutto perché è il tempio degli aerei. Allora, cose vecchie. Il G5, l'unico che però digitale, ritornerà sul nuovo cockpit. Perché come sarà ridondanza. Come il backup, sì. Esatto. Ok, perché ha la sua batteria, mezz'oretta, cose varie. Sì, adesso qui non c'è la batteria, però verrà collegata a una batteria nuova. Sì, ma è una batteria plug and play, quindi non c'è nessun problema. Questo era il manifold, il giro del motore, il virus bandometro, il variometro, altimetro e airspeed. Sì, e questo qui è il comando del ELT. Da questo lato strumenti motore, volmetro, pressione di girali magari olio. Così. Perché sono di testa in giù? Temperatura cilindri, televel per la benzina e la temperatura dell'olio. Altra roba, vabbè. Cosa montiamo invece di nuovo? Queste sono tutte le cose nuove, ora le vediamo. Ecco, abbiamo messo un po' ordinato così. Guardate la differenza. Allora, tutta sta roba è quella che c'era prima, visibile, e questi sono quelli che... C'è una bella differenza, devo dire. Eh sì. Allora, tutte, vabbè, le abbiamo già mostrate quelle analogiche, no? Tutti gli strumenti di volo, tutti gli strumenti motore, con le loro, vabbè, cose varie. Questa era la radio, che adesso sarà... Questa qua. Questa qua piccolina. Sì, in effetti questa è per il da mettere, diciamo, sul cockpit, e questa qui sarà dietro. Che è un po' l'incognita. Perché c'è la paura che non funzioni bene come quel... Ah no, tu avevi un interfono prima. No, il problema è solamente l'impianto audio che cerchiamo di non mettere, perché a quanto dicono con questa radio qui si riesce a gestire bene uguale. Quindi L'impianto audio separato rispetto alla radio. Non dovremmo più mettere l'interfono, risparmiamo un po' di peso. Okay. Un po' di... Che c'era? Ma lo abbiamo qui? Eccolo qua. Ah, è lui, ok. Che questo però aveva una qualità incredibile. Sì. Qui in mezzo tra i due mondi c'è la roba che resta. Quindi il G5 che resterà come backup e il transponder con il suo rack, vabbè. Ed essenzialmente sì, cioè, tutto il resto sarà solo questa roba. Che occupa tutto lo spazio che occupavano tutti quegli strumenti, devo dire la verità. Va bene, perché c'è il televisore, però è molto bello. Sì. Questi in realtà non si vedono perché... No, cosa sono, regia? Ah, il magnetometro che va in coda o in punta a un'ala di solito, però sì, comunque se lontano dagli strumenti. Dalle interferenze elettromagnetiche di batteria, strumenti, motore, cose varie. Piattaforma inerziale. Piattaforma inerziale, esatto. Che è la cosa più importante di tutta questa cosa qua. Una IMU costosissima, essenzialmente. Questi qua sono già i servi dell'autopilot? Sì, esattamente. Cioè, questo qua è come il servomotore che prendi per Arduino, un po' più grosso. Questo è più forte. Tirano le cinghie. Ah, eccolo lì, vedi il servo installato, sì, con la sua asta. Quello è quello del pitch, sì, perché dopo va ad agire su quest'asta che è quella che va alla coda. E poi immagino che ci sia da qualche parte quello. Ah, sull'ala, quello del roll. Ah, e questa invece è l'installazione all'interno di un'ala, o almeno va bene, una semiala, però chiaramente è quello che muove poi tutto il rollio, visto che gli alettoni sono attaccati tra di loro. Bello, bello, così con il braccetto. E poi ha la frizione, in modo che se tiri lui ti accompagna, se tiri tanto lui si sgancia e ti lascia fare quello che vuoi, se tiri ancora di più e lui per qualche ragione si sta ancora opponendo,
ha proprio una sicura che si spezza un piccolo perno e a quel punto l'autopilot è sganciato per sempre, perché vuol dire che stava facendo cazzate. Grande Garmin! Ah, è l'autopilot? Giustamente. Questo qua è il frontalino con il tastino AP. Eccolo qua. Aha. Tu clicchi il tuo AP e poi c'è anche il level off. Ah, sì. Per mantenere la quota. Quando sei in condizioni critiche lo tieni premuto per 3 secondi e automaticamente stabilizza l'aereo. Ah, ok. Sul present heading. Sì, non è il livella, cioè mantieni l'orizzontale, ma è proprio una roba di emergenza. Cioè, livella l'aereo. Ok, figo. Sì. E, cioè, quindi questo non si vede, questo non si vede, questo non si vede. Cioè, rimane neanche i questo servi non si vede. Si vedono. Questo non si vede. Siamo passati da sto casino a questo. A queste cose qua. Avrai spazio per un tuo logo, una roba. Sì, adesso vedremo cosa mi lasceranno fare i bello, boss. Bello, bello. Direi che andiamo a pranzo. Ora di pranzo, ora. Bene, proseguiamo dopo. Andiamo quindi di cannibalizzare tutto il pannello. Poi bisogna intanto capire la forma del pannello, se la curva è simmetrica. Sì, decisamente sì. E come si digitalizza una curva ignota senza uno scanner? Facendo un integrale per parti, cioè dividendolo in intervalli uguali. Adesso vedete. Adesso c'è da farci stare anche il pannellino dell'autopilot, che prima non c'era perché non c'era proprio l'autopilot sull'aereo. E per concludere torno anch'io qua in hangar, perché adesso mi guardo tutti i lavori che hanno fatto nel frattempo, ma ho portato giù oggi la mia Mr. Carve. Ho fatto la recensione sul primo canale un annetto fa, ma ce l'ho ancora perché questo è un laser a fibra 2 watt che incide e scava proprio il metallo, e lo useremo per fare tutte le scrittine sul pannello. Pannello che tun tun tun. Ecco il fiere ed ecco il pannello. Che bellezza! Qui è ancora tutto smontato, anzi è ancora più smontato perché ho tagliato tutti i cavi, o almeno molti cavi. Come abbiamo visto, eccoli qua, guardalo lì, servomotore, questo qua dell'elevatore, e qui nascosto c'è quello del alettoni, che chiaramente poi verrà coperto da quella paratia preesistente e quindi sta lì bello discreto. Qui cos'è tutto sto spazio? Dove c'era il serbatoio della benzina. Eccolo lì, quello è il serbatoio, quella è la benzina che c'era dentro. Questo aereo non ha i serbatoi nelle ali. Giacomo fa i test qua, ma già abbiamo visto che viene bellissimo, nitidissimo, tantissima roba. Se avete un aereo da incidere vi lascio il link in descrizione alla macchinetta. Allora, per cominciare ho fatto un rettangolone lungo, 2 viti ci fanno da guida per appoggiarci in cima col nostro pannello, e col rettangolone controllo giusto che il laser sia dritto rispetto alla base. Poi si passa alla nostra incisione vera e propria. Ovviamente il rettangolo prima di incidere lo togliamo, la scritta resterà. Abbiamo l'anteprima. Chiaramente qui siamo sul retro del pannello, giusto per fare una prova. Posso fermare l'anteprima. 4 passaggi, 150 mm al secondo, quindi belli lenti. Ah, che bello! Poi quella successiva, avioniche. Oh yes! Rifai i bordi e oh, ma che bello! Oh yeah, l'ultimo e voilà! E questo è il lavoro finito. Con manca giusto il logo qua, che adesso chiediamo dal fiere, sarà un'immagine o un qualcosa. Giusto decorativo sopra l'iPad. Ma per questo secondo episodio è tutto. Ci vediamo nel prossimo video con tutta la ricostruzione dell'aereo, tutta la parte in cui si rimontano le avioniche, si rifà tutto l'impianto elettrico, insomma la parte in cui si costruisce. Controllate di essere iscritti al canale perché non vorreste mica perdervela. Pollice in su questo video, ciao a tutti!